Ciao ragazzi, bentornati, come state? Tutto bene? Bravissimi! Oggi parleremo sempre di questa serie di video sul trave dei metodi di allenamento, dei metodi di utilizzo di questo aggeggio infernale che tanto ci fa annoiare, tanto odiamo, però tanto ricerchiamo per fare questi benedetti gradi. Odietamo. Esatto. Esatto, metodi per allenare quello che voglio ottenere col trave. Quindi, abbiamo detto che prima di tutto, se voglio lavorare sui miei parametri condizionali, ho bisogno di avere un test, quindi capire qual è il mio massimo, e da lì poi, in base alle mie esigenze, sceglierò di lavorare sulla forza o sull'ipertrofia. Abbiamo detto sulla potenza no, perché siamo fermi e quindi tanto quello non esce. Potenza solo in movimento, praticamente. Potenza è basata sulla velocità, sulla quindi velocità. Se sono fermo non posso avere potenza per definizione zero. Magari poi ci sta. Poi potremmo fare, però non col trave. Non col trave. Ok. Quindi, odio massimale, che vuol dire prendo una tacca, di solito si utilizza quella da 20, e vado a vedere con quanto peso riesco a stare in una posizione su questa tacca da 20 mm e segno, e quello è il mio massimale. Il mio peso più il peso che ho zavorrato diventa il mio massimale. Sulla base di questo massimale utilizzerò delle percentuali che più si avvicinano al massimale più saranno lavori di forza. Max hang si utilizzano, sono nei lavori di Lopez e Riviera, vengono definiti come appunto sospensioni massimali. Più mi allontano, più starò facendo dei lavori di resistenza a diverse intensità. Ok? Quindi avrò dei rapporti di lavoro e dei rapporti di riposo. Per esempio, uno famosissimo è il benedetto 7-3, 7 secondi di sospensione, 3 secondi di riposo, che potrò utilizzare però in base alla percentuale di carico che ho scelto su diversi parametri. Quindi il 7-3 serve sia per la forza? Mi serve per la resistenza, perché 3 secondi di riposo sono troppo pochi breve, per caricare la forza. Okay. Però la mia resistenza può essere all'80% del mio massimale, poche ripetizioni che mi vanno a simulare più, diciamo, un blocco di 8-12 movimenti, o vado sul 40% e vado a fare una resistenza aerobica, perché ne posso fare invece un miliardo, che potrebbe essere una via lunga o un percorso in palestra in cui faccio 60-80 movimenti. Queste sono quelle che definiamo int hangs, quindi sospensioni intermittenti, su, giù, su, giù, su, giù. In base al tipo di percentuale che ho scelto, avrò appunto un tempo di lavoro e un tempo di riposo, che sarà sempre più grande più sono verso la forza e sempre più basso più sono verso la resistenza, in particolare resistenza di basso livello. Quindi per farlo ho bisogno di un trave, di un imbrago e di zavorra, se ho bisogno di zavorrare, o una carrucola e del peso se avrò bisogno invece di levare. Se io devo allenarmi al 40% del mio massimale, probabilmente devo scaricare del peso, non mi basta il peso corporeo. Questo è secondo me il grande, possiamo dire errore, ma possiamo dire superficialità, sì, con la quale ci alleniamo mediamente al trave. Ci facciamo dei rapporti conosciuti tipo 7-3, sì, a peso corporeo. Ed è un po' così. Ma a peso corporeo cosa fai? A peso corporeo, se ho fortuna, potrebbe coincidere con uno dei parametri, perché magari a peso corporeo è il 60% del mio massimale e posso fare resistenza di media intensità. Okay. Oppure c'è sicuramente una tacca sulla quale più di 7 secondi non sospendo e quindi anche a carico naturale sto usando la forza. Ok. Però sono casi che non capitano così frequentemente. Anche perché poi se aumenti la forza avrai dopo bisogno poco avrai bisogno di modificare qualcosa. Diverso è se scelgo di lavorare invece su superfici più piccole, quindi su tacche di dimensione sempre minore, ok? Allora, qua torna un discorso che abbiamo già introdotto in un video precedente, divento bravo a tollerare quel tipo di superficie, quindi un po' più forte perché chiaramente mi richiede più forte perché cambia il leveraggio, ma anche bravo a coordinarmi su quella superficie, bravo a tollerare il fastidio che mi dà, ok? Sì, sì. E quindi aumento la mia tolleranza specifica. Sì, mi vengono in mente quelle placche infami che ci sono a finale, che vorresti far tutto tranne che arrampicare e però sei lì. E però cosa fai? Sei lì. Non te la smonti. Soffri. Soffri come un cane. Esatto. Quindi abbiamo detto che lavoriamo sui parametri condizionali, abbiamo detto che lavoriamo su coordinazione e tolleranza
E poi possiamo lavorare su una, diciamo, terza cosa, che si allena meglio con un lavoro dal basso. Quindi abbiamo bisogno di un travetto. Quindi efficienza. Incredibile. Qua ho bisogno, il metodo migliore è sicuramente quello di avere una situazione bloccata. Quindi io ho qua sotto il mio piedino e da qua non si muove, perché quello che vado a fare è tirare più forte che posso, ma devo essermi messo in una posizione nella quale non esprimo movimento. Quindi qua ho, diciamolo, il dinamico del cordino si perde, quindi un goccio di movimento c'è, ma non sto chiudendo la mano. Sì. Ok. In questa maniera io vado a fare un tipo di contrazione che è molto diversa da quella che ho quando mi appendo. Perché qua è come se volessi chiudere la mano. Quando mi appendo è come se volessi impedire alla mia mano di aprirsi. Chiaro. Sono due modalità di contrazione sempre isometrica, perché la mano non si muove, che chiamiamo overhanging o yielding. Okay. Che sono un po' più simili a una contrazione concentrica, quindi quando il muscolo si accorcia, o un po' più simile a una contrazione eccentrica, quando il muscolo in maniera controllata si allunga. Sì. La contrazione eccentrica, che è quella che facciamo al trave, tanto per capirci, è per definizione maggiore, riesco a esprimere più forza, in parte per aspetti neurologici e in parte perché entrano maggiormente in gioco le strutture passive. Il nostro muscolo è composto da diverse proteine, alcune sono contrattili, quindi fanno muovere il muscolo, alcune sono strutturali, in particolare la titina, che è un serpentello che a un certo punto, quando la mano tende ad aprirsi, qualunque muscolo ovviamente, entra in gioco, si tende e fornisce forza in più. Okay. Questa forza però, una volta che levo il carico esterno, per esempio dalla mia zavorra al trave, è finita, non me la riporto più a casa. Mentre facendo un tipo di contrazione più in chiusura, allora sviluppo una forza concentrica che mi rimarrà meglio, diciamo. Okay. Questa è una cosa che posso fare anche al trave, quindi piedi per terra, braccia sopra, e di nuovo cerco di chiudere la mano. Però c'è una percezione maggiore. È un po' più difficile, sì, qua secondo me è un po' più facile. Anche se ovviamente anche qui, se comincio a tirare con la spalla e resisto alla mano che si apre, sto di nuovo facendo una contrazione in apertura, quindi non è che qua sia proprio banale. Però è uno strumento molto molto valido. Okay. Okay? Con queste quattro cose, massimali con zavorra, intermittenti per la resistenza, scaricando, caricando a seconda della nostra capacità, esercizi di reclutamento ed esercizi di coordinazione sulle tacche sempre più piccole, più o meno abbiamo coperto il bagaglio di quello che è la modalità standard di allenamento con un trave. Ovviamente c'è un enorme scibile, e per fare un buon piano di allenamento devo avere qualcuno che mi aiuta, che mi segue, o informarmi molto molto bene. Okay. Però intanto possiamo avere una panoramica che ci aiuta a districarci un po' nel mondo del trave, diciamo. E con questa serie di video, secondo me, abbiamo fornito, appunto, come dicevamo, questo ABC che può dare una mano alle persone che vogliono iniziare a usare questo strumento. Ok, allora direi che anche questo video finisce qua. Grazie mille, grazie davvero, grazie. Con la tua sapienza ci hai sempre illuminato, e ne faremo altri comunque. Certo, ovvio, faremo altre. Anzi, dateci suggerimenti, cose come l'altra volta su Telegram, bravi. Dai, sto scherzando. E niente, dai, ora basta, direi. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima, ragazzi. Il cesso. Catena del cesso.